Per la terz'ultima giornata del campionato Serie B Old West Girone B. Chi vi parla è Federico Fioravanti, insieme anche questa sera ritorniamo dopo un po' di tempo con Alberto Cenera. Ciao Alberto. Ciao Federico, buonasera a tutti. Grande partita questa sera qua al Palatigrafica Reggiani, ci aspetta una sfida salvezza importantissima per entrambe le squadre. Arriva questa sera Olginate qui ad Ottano, Olginate in grandissimo momento di forma, arriva da 5 vittorie consecutive, ben 8 vittorie negli ultimi 10 incontri, lanciatissima, una delle squadre più in forma del campionato che questa sera vincendo otterrebbe la salvezza matematica. Per Ottano altro discorso invece, con 2 punti di ritardo Ottano ha bisogno di questa vittoria per riscattare innanzitutto il passo falso di domenica scorsa a Scandiano, molto pesante contro un'altra diretta concorrente per la salvezza, e di 2 punti per continuare a sperare di salvarsi senza i play-out. C'è l'assenza di Mastrangelo per problemi alla schiena, questa non è una buona notizia per coach Grandi che però ha bisogno di tutto l'impatto e tutta l'energia della sua squadra e del suo gruppo, che in casa, qui sul proprio campo, ha tutt'altra faccia rispetto a quella che ha dimostrato durante l'anno in trasferta, dove sono arrivate solo 3 vittorie. Olginate, come detto, squadra in grande forma, ha un roster molto lungo, ha grande fisicità in tutti i ruoli e ha i propri punti di forza nel settore lunghi, dove ci sono 2 lunghi molto fisici e di grande impatto per la categoria, come Tagliabue con un passato in A2 e Spera arrivato in corso d'opera, poi il proprio playmaker De Bettin, giocatore molto importante, un ottimo tiratore, come Correri in posizione di numero 3. Ormai è tutto pronto per questa sfida davvero importante, terz'ultima giornata, i giochi, Fede, probabilmente si potrebbero decidere questa sera. Olginate per salvarsi, Ottano, che una sconfitta sarebbe forse una sentenza per i play-out che Ottano vuole a tutti i costi evitare, perché come sappiamo sono davvero pericolosi. Anche perché Alberto, con il campionato che ha fatto, comunque secondo me è una di quelle che non si merita assolutamente di finire ai play-out. Sapeva la formazione zanese che sarebbe stato un campionato difficile, ma ha fatto veramente un gran bel inizio di stagione, che appunto per questo non dovrebbe terminare sicuramente con la fase dei play-out. Quintetti in campo agli ordini dei signori: Semenzato Matteo di Venezia e Secchieri Diego, anche se di Venezia. I quintetti in campo per Gordon Olginate, numero 3, Bugatti, 8, Herrera, 9, Tagliabue, 14, Bartoli e 31, De Bettin. I Sinermati in Cozzano che vincono la palla 2, hanno il quintetto base chiuso, lo
Morara, Galassi, Kljucic e Folli. Folli premiato poco prima della palla 2 per la sua 100ª partita con la maglia dei New Flame Bulls. Kljucic va fino in fondo, non va il canestro, va a recuperare il pallone a rimbalzo, va a subire il fallo della difesa bianco-blu del numero 8 Herrera. Primo fallo, 2 tiri liberi per Dmitry Kljucic. Sì, Fede, abbiamo visto subito Dmitry Kljucic che sta dimostrando subito in che momento di fiducia è. Abbiamo detto anche nelle scorse telecronache, ha fatto un salto di qualità clamoroso rispetto al girone d'andata, ha conquistato il quintetto e ha una fiducia che inizio anno non aveva. Ha messo su un tiro da 3 punti e una pericolosità anche mettendo la palla per terra che inizio anno assolutamente non aveva. È un fattore. Abbiamo visto questo quintetto abbastanza insolito per coach Federico Grandi, che lascia seduti sia Augusto che Dordei, inserendo in quintetto base Morara. Intanto va a realizzare solo uno dei 2 tiri liberi di Dmitry Kljucic. Pallone nelle mani di De Bettin, l'uscita da parte di Bugatti, la penetrazione va fino in fondo, alto sul tabellone, viene resettato comunque il cronometro a 14 secondi per il tocco del pallone sul ferro. Pallone nelle mani di Tagliabue, consegna a Bugatti la penetrazione, lo scarico per Herrera, va fino in fondo Herrera, l'appoggio al vetro, esplode la curva dei tifosi di Olginate corsi qui al Palarti Grafiche Reggiani. Canestro bellissimo, penetrazione sulla linea di fondo e bellissima conclusione in rovesciato dall'altra parte del tabellone. Intanto la tripla di Kljucic si stampa sul ferro, 2-1 Olginate che può tornare in attacco. De Bettin prova a imbastire la transizione, bella la difesa di Chiusolo, recupero da parte di Morara, attenzione perché De Bettin arriva in contropiede a cercare di rubare il pallone e poi lo scatto finale di Morara che va a trovare un altro viaggio in lunetta e questa volta, non questa volta, ancora una volta è fallo di Herrera, secondo fallo. Sì, bravo qua Morara a rubare palla e dare in campo aperto fino dall'altra parte a subire un fallo e a guadagnarsi questi 2 tiri liberi, mentre realizza il primo Morara, scelto sicuramente da coach Grandi per l'intensità e la verve che dà al quintetto biancorosso. Intanto fa 2-2 e riporta i suoi in vantaggio di una lunghezza. 3-2 quando sono passati 1 minuto e 20 secondi. Le immagini sono perfette grazie alla regia di Remo Galliera, come sempre qui al Palarti Grafiche Reggiani. La penetrazione da parte dell'attacco di Olginate, lo scarico fuori per Tagliabue, tiro da 3 punti, non va, rimbalzo per Galassi, prova a spingere Galassi, va fino in fondo Galassi, pallone che si stampa sul ferro, ancora fatica e la Sinermatica a trovare un canestro dal campo, fallo in difesa di Chiusolo e sarà rimessa Olginate. Sì, adesso abbiamo visto in queste ultime azioni le squadre che cercano di correre, di trovare i tiri nei primi secondi dell'azione. Sicuramente sarà importante per Ozzano questo perché è una delle sue caratteristiche, però purtroppo in quest'ultima circostanza il contropiede di Galassi non ha portato i 2 punti. La penetrazione ancora una volta da parte di Bugatti, scarico fuori per Herrera, dentro il pallone per Tagliabue, arriva in ritardo Kljucic, spinge e va fuori dal, anzi invade il cilindro del suo avversario, va fuori il controllo del proprio corpo, altra rimessa, parità nei falli 2-2. Da una parte però sono 2 falli per Herrera che adesso dovrà dare un po' di meno in difesa per non commettere il suo terzo fallo. De Bettin fuori ancora, lo scarico per Tagliabue, extra pass per Bartoli, la penetrazione poi ancora per Herrera, tocca il ferro, quindi non scadono i 24 secondi, altro giro, altro gioco d'attacco per Olginate, vuole il blocco da parte di Tagliabue, De Bettin, poi lo scarico, non si intendono i 2, ancora la penetrazione da parte di Bugatti, si ferma, cerca il passo in crocio e allo scadere dei 24 per la panchina era forse già esaurito il tempo per il tiro. Folli, tiro da 3 punti, secondo ferro, Kljucic a lottare il rimbalzo però cade nelle mani di Bartoli che passa ora la metà campo, bene la posizione da parte di Tagliabue, non viene servito, poi Herrera cerca un consegnato, De Bettin si ferma un
po' troppo lontano la penetrazione, lo scarico per Tagliabue, poi il blocco di Tagliabue, il tiro da tre punti da parte di Bartoli, non va, si lotta in rimbalzo e alla meglio ce l'ha Herrera, la stoppata di Kljucic, siamo già dall'altra parte, Galassi, tiro ignorantissimo da Basile e arriva la tripla di Galassi, più due Sinermati. Sì, come avevo detto Fede, Ozzano cerca i tiri nei primi secondi dell'azione, anche perché diversamente sta subendo molto la fisicità di Olginate, specialmente a rimbalzo difensivo, dove Olginate in rimbalzo offensivo sta facendo la voce grossa per adesso. Intanto c'è infrazione di passi fischiata a Folli, anche in questa circostanza abbiamo visto come Ozzano ha cercato un tiro veloce, è sicuramente la chiave della partita questa qua, Ozzano se riesce a trovare tiri veloci impedendo a Olginate alla sua fisicità di schierarsi, avrà sicuramente grossi benefici. Deve sistemare la questione rimbalzi difensivi, perché Olginate ha già avuto due o tre possessi in più. De Bettini è consegnato di Herrera ancora per il playmakerino della formazione di Olginate, vola rimbalzo Bartoli, ma alla fine il rimbalzo cade nelle mani di Galassi, va fino in fondo, va a cercare il pallone Bugatti, non è fallo antisportivo, ferma l'azione. Quanto corre la Sinermati? Quanto corre la Sinermati e quanto sta correndo Galassi, che a tripla prima, il terzo tempo che non era andato a buon fine prima, ma anche il fallo subito in questa circostanza, insomma è lui che sta tenendo in pugno la squadra. Adesso si prende un altro tiro da tre punti, questa volta non va, però è sicuramente il più ispirato nella formazione biancorossa in questo avvio. Da molta energia il numero 13 è arrivato in corso di questa stagione da Lugo, ancora l'ottima difesa di Galassi su Bartoli, poi Herrera, la penetrazione ancora scarico per il numero 14 che rischia di partire con una quasi infrazione di passi, bello il passo in croce. Anche qui tanti rischi da parte della Sinermatic, molto aggressiva, ma questa volta è stato bravo l'attaccante. Sì, canestro di pregevole fattura, forse anche fiato dall'infrazione di passi, però bellissimo il passo di croce e sotto mano Mancino appoggiato al vetro. Kljucic, l'appoggio dolcissimo che porta di nuovo il vantaggio di due lunghezze per lui e i compagni allenati da coach Federico Grandi. De Bettini fuori per Bartoli, attenzione c'è il blocco, bello lo split da parte del numero 14 bianco-blu, pallone sotto per Herrera, trova Bugatti, quante mani addosso e gli arbitri che lasciano abbastanza correre, bisogna essere anche onesti. Quasi palla recuperata da parte della Sinermatica, rimbalzo il pallone, pesta la riga, quanta aggressività in difesa e quanta voglia di scappare in transizione se non contropiede per la Sinermatic. Esatto, però ancora sta pagando a rimbalzo, perché ci sono già troppi rimbalzi offensivi concessi a Olginate, che così può continuare un'azione offensiva. Adesso la palla ancora nelle mani di Bartoli. Fuori per Bugatti, lontanissimo dai 7 metri, pallone che cade nelle mani di Mario Chiusolo, prova a volare in contropiede, ferma un'altra volta Bartoli con l'intervento falloso, bonus raggiunto a poco più di metà del primo tempo, primo cambio nelle trafile di coach Meneguzzo, entra il numero 21 Spera ed esce il numero 8 Herrera, che comunque Herrera è stato bravo perché ha commesso due falli subito nei primi due minuti, è riuscito a mantenere quasi altri tre minuti senza spendere un altro ulteriore e rischioso fallo, soprattutto per la sua squadra e per quanto lui è importante. Morara va fino in fondo, l'appoggio al vetro, non è vincente, cade il pallone nelle mani di Bugatti che si ferma, fuori per Tagliabue, sale adesso De Bettin, quasi il backdoor da parte di Bugatti, ottima la difesa della Sinermatic. De Bettin, mancano 8 secondi, ancora troppo lontani dal canestro, poi si inventa un tiro, rimbalza sul tabellone, secondo ferro e palla nelle mani di Morara, ancora Chiusolo, bello il passaggio a cercare Morara, rischio l'infrazione di passi, non un grandissimo tiro, grazie Bartoli che dici ok giochiamo con calma, così vediamo cosa è successo in queste due azioni, grazie Alberto Cernera. Sì, ottima la difesa Sinermatic nell'ultima azione difensiva, poi qua ancora un tentativo di tirare nei primi secondi, però Morara per la seconda volta consecutiva si intestardisce cercando un uno contro uno che però non va a buon fine, forse c'era anche un fallo su di lui non fischiato, 8 pari con il canestro appena rallentato da Olginate. Morara per Folli,
chiude anzitempo il palleggio, poi Kljucic è meglio se prova a giocarsela uno contro uno, intanto becca per sbaglio un colpo sotto la gola, da come aveva, ah ecco, ancora dolore, si tocca sotto, va a chiedere scusa a Dimitri Kljucic, doppio cambio per la Cinematic, dentro Ranocchia, Gusto, fuori Morara e Folli. Bella questa azione, comunque un buon giro e gancio, ovviamente il colpo che per sbaglio ha dato a Bugatti, gli ha fatto un po' perdere l'equilibrio. Sì, era un buon mismatch che Kljucic avrebbe dovuto sfruttare meglio, non è riuscito a realizzare un canestro semplice a quel punto, il contatto non è stato giudicato falloso dagli arbitri, comunque la rimessa sarà per la formazione lombarda con il punteggio di 8 pari con 3-12 da giocare sul primo quarto. Quasi palla recuperata da parte di Ranocchi, appena è entrato quando in difesa si stava accoppiando Galassi con Marino, anche lui appena è entrato al posto di De Bettin, e subito Federico Grande ha detto no grazie Ranocchi, vai te a marcare Marino, chiedo scusa, e Galassi è andato in marcatura su Bugatti, pallone nelle mani di Bartoli, poi per Spera, ancora per Marino, cerca la penetrazione sul fondo, trova lo scarico per Bugatti, capisce tutto Galassi che sporca il passaggio, rimessa per Olginate, cambio, entra il numero 11 Gorreri ed esce il numero 3 Bugatti, e c'è solo un secondo per la formazione di Olginate per trovare una soluzione rapida per il canestro. Blocco per Tagliabue, capisce tutto Kljucic, ma stava per rovinare il bel lavoro fatto in difesa. Mario Chiusolo dall'altra parte, gioco controllato questa volta per la Cinematic. Galassi per Chiusolo, vuole giocare pick and roll con il suo centro titolare, la penetrazione di Chiusolo, c'è un fallo, il fallo è di Tagliabue, due tiri liberi per il bonus esaurito da parte di Olginate. Sì, qui Ozzano non era riuscita a costruire niente, Chiusolo si è lamentato più volte con i compagni per cercare di spostarsi e liberargli lo spazio a quel punto per un uno contro uno che ha portato a un buon fallo subito e a due tiri liberi guadagnati che sono oro in questo momento, mentre ci sono altri cambi, entra in partita per la Cinematic finalmente Gigi Dordei, entra invece per Olginate il numero 16 Caversazio. Due tiri liberi per Mario Chiusolo, molto sfortunato nel primo tentativo di realizzazione. Scorsa giornata ha chiuso con 5 punti nella sfortunata trasferta di Scandiano, quando a 2 minuti dalla fine era sul 76-74, poi l'uscita di Dordei e l'uscita da parte di Dimitri Kljucic. Intanto Ranocchi l'appoggio al vetro per l'11-8. Ancora Galassi che recupera palla in difesa, spinge il contropiede, bello il passaggio per Ranocchi che nonostante stia vivendo un periodo non facile qua prende iniziativa e va a concludere con un bellissimo sottomano in secondo tempo, trovando i primi due punti della sua partita, il massimo vantaggio per la Cinematic sul più 3. Fallo di Dordei, primo fallo, dicevo, nella scorsa giornata a Scandiano, la formazione della Cinematic al 38esimo era 76-74 e negli ultimi due minuti però con persi per falli Dordei e Dimitri Ozzano ha preso un decisivo e importante parziale, però veramente aveva fatto un gran capolavoro fino a quel momento, niente secondo me da recriminare per quella sconfitta. 1-2 per Bartoli che viene sostituito da Bugatti, dentro Corcelli e fuori Galassi. Importante il minutaggio di Galassi fino adesso, 8 minuti di tanta qualità sia in difesa che in attacco. Sì, veramente il più positivo senz'altro per i padroni di casa, Matteo Galassi che ha recuperato recentemente da un infortunio che aveva condizionato un po' il suo rendimento nelle ultime partite, dopo un debutto nelle prime partite con la maglia ottanese davvero strepitoso per Galassi, con ottime percentuali anche al tiro da tre punti, e ha dato sicuramente quella frizzantezza di cui questa squadra aveva bisogno, purtroppo a spizzichi e bocconi, vedremo in questo finale di stagione se starà bene.
se riuscirà a dare il suo contributo al 100%, perché c'è tantissimo bisogno di lui per quello che ha fatto intravedere. Pallone nelle mani di Gorreri, poi fuori per il tiro da tre punti di Caversazio. Fallo in difesa sul tiro da tre punti del numero 16 di Occinate, fallo di Corcelli. Corcelli, tra l'altro, nelle statistiche dei falli fatti è uno dei più fallosi, addirittura è il terzo del girone B con 3.9, insieme poi chi fa meglio di lui sono Bedin di Lugo e Pagani di Bernareggio, entrambi con 4 falli di media. Primo fallo, tanto Caversazio realizza anche l'ultimo tiro libero, 2 su 3 per lui, parità a 1.25 dal termine. Pallone nelle mani di Corcelli per Ranocchi, bello il blocco di Augusto, poi Corcelli vuole penetrare, buona anche la difesa da parte del numero 13 di Occinate, Marino che recupera il pallone, poi dall'altra parte ancora Marino, vuole la penetrazione sul fondo, trova lo scarico fuori per Gorreri, tiro da tre punti di Gorreri, non va, si lotta, rimbalzo, premiata la formazione della nuova pallacanestro Occinate, con adesso Bugatti che va a cercare sotto Spera, va il raddoppio, Caversazio fuori per Bugatti con l'extra pass, fallo a rimbalzo, se non vado errato il fallo è del numero 21 della formazione di Occinate. Spera, saranno 2 tiri liberi per Dordeia, 49 secondi, 11 pari, partita molto sentita, la sentono molto anche i giocatori in campo. Eh sì Fede, perché davvero soprattutto per la Sinermatica questa è una partita forse senza domani, nel senso che come avevamo detto in precedenza un'eventuale sconfitta questa sera praticamente sarebbe una sentenza sui play-out che, come abbiamo detto, Zan vuole evitare a tutti i costi, e come abbiamo detto sarebbero davvero molto 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 pericolosi anche per come sono strutturati, visto che le due perdenti sarebbero retrocesse immediatamente e le due vincenti, la peggio classificata in stagione regolare, andrebbe poi a giocarsi un concentramento a 4 squadre dalla quale uscirebbe un'ulteriore retrocessa, quindi insomma sarebbero davvero pericolosi per la Sinermatic, anche perché non sta vivendo un periodo semplice. Gorreri, l'arresto e tiro non al assegno, Dordei finta di prendere tiro da tre punti, va fino in fondo, il passo in croce con virata da parte di Dordei e arriva al fallo di Spera, altro viaggio in lunetta per Gigi Dordei, secondo fallo di Spera, beh, Herrera e Spera con 2 falli, ecco l'ho chiamato, intanto rientra, però non è una brutta notizia per la Sinermatic. No, questo sicuramente, e fa molto bene Gigi Dordea a mettere palla per terra e attaccare uno contro uno questi lunghi che sono più fisici di lui ma anche più lenti, quindi fanno fatica a contenerlo dal palleggio, e questa è un'arma a favore della Sinermatic che adesso ha 2 tiri liberi importanti per cercare di prendere qualche punto di vantaggio in chiusura di primo periodo. Intanto abbiamo visto l'ingresso in campo di Nunzio Corcelli, che solitamente ha il quintetto, è entrato invece a partita in corso e sta confermando purtroppo di vivere un momento non positivo, è entrato con questo fallo sul tiro da tre punti che ha concesso 3 tiri liberi, poi nella azione successiva ha cercato con tanta volontà come lui ha di riscattarsi, andando però a perdere palla, vedremo se riuscirà a insomma riscattare questo avvio sicuramente non semplice per lui e a dare il contributo di cui la sua squadra ha bisogno e che la squadra si aspetta da un giocatore importante come lui. Intanto c'è anche il debutto in campo di Mattia Masrè. Sì, che ha sostituito Mario Chiusolo ed è ritornato Morara in campo per non far spendere palli a Dordei. La penetrazione di Caversate non va a buon fine, poi Augusto vuole andare fino in fondo, lo scarico per Corcelli, l'extra pass per Ranocchi, ottima idea da parte del numero 12 Bianco Rosso, perché comunque il difensore stava impedendo quasi il poter concentrarsi e caricare bene il tiro. 8 decimi per andare a realizzare. Augusto, giro e tiro allo scadere, il primo ferro termina così il
primo quarto sul punteggio. Sinervati Gozzano 14, Gordon Olcinate 11, punteggio basso sia perché in difesa comunque si mettono molte mani addosso e gli arbitri lo stanno concedendo, ma anche perché è una partita da una parte la salvezza matematica, dall'altra invece il sperare ancora di questi brutti play-out che hai spiegato in precedenza, Alberto. Esatto, è proprio così, si sta sentendo sicuramente la tensione per entrambe le squadre e sicuramente anche un gioco molto fisico, si sta vedendo molta aggressività, moltissimi falli fischiati, entrambe le squadre hanno speso parecchi falli, soprattutto Olcinate che, come hai detto tu, è con due giocatori importanti come Herrera e Spera gravati entrambi di due falli. Primo quarto comunque sostanzialmente equilibrato con percentuali al tiro piuttosto basse anche dalla linea del tiro libero. Possiamo andare a vedere infatti come Bontano stia tirando con il 7 su 10 ai liberi, invece per Olcinate un 3 su 5. Per quanto riguarda il tiro da 3 punti, Oldano 1 su 4, un misero 0 su 6 invece per Olcinate, che è davvero imprecisa in questo avvio, anche un 4 su 12 al tiro da 2 punti per Olcinate, davvero scarso, così come anche per la Sinermatic che tira da 2 punti con il 25% con 2 su 8. Sicuramente queste percentuali qua riflettono la tensione che avvertono entrambe le squadre, l'importanza della partita e anche che sia un gioco vero molto fisico dove le difese stanno avendo la meglio. Bontano deve cercare ancora di più di cavalcare la propria arma migliore, cioè il contropiede, cosa che le è riuscita solo a tratti in questo avvio di gara. Vedremo se riuscirà a sbloccarsi, soprattutto se riusciranno a sbloccarsi i suoi uomini di punta come Matteo Folli, ancora fermo a 0 punti, come Mario Chiusolo, fermo a un solo canestro dalla linea del tiro libero, quindi un punto. Anche Gigi Dordei fermo a 3 punti, lui che però è entrato solo in finale di prima frazione. Vedremo questo secondo periodo cosa ci riserverà, intanto che le squadre rientrano sul parquet. Olcinate che si presenta in campo con Marino, Bartoli, Bugatti, Tagliabue e il numero 16 Caversazio. Risponde invece Federico Grandi con Masre, Ranocchi, Augusto, Tordei e Corcelli. Pallone nelle mani di Marino, ancora rischiato un anticipo da parte di Ranocchi. Ma Marino per Bugatti, esce con un doppio stagger Bartoli, poi non viene servito, Caversazio consegnato per Bugatti, vuole andare fino in fondo, ottima la difesa da parte di Corcelli, va a stoccare, a togliere il pallone dal canestro Dordei, realizzazione quindi non effettuata da parte del numero 3 bianco-blu. Pallone per Ranocchi, Masre cerca sotto Augusto, sporcato la ricezione da Caversazio e ancora altrazione per Olcinate. Marino vuole la penetrazione, fuori per Caversazio, guarda il canestro, poi Bartoli riceve 7 metri per lui, primo ferro per l'attaccante bianco-blu e rimbalzo per la Sinermati. Sì, Olcinate continua a prendere anche buoni tiri ma non segnali dalla distanza, 0 su 7 adesso con questo errore di Bartoli, bene per Oldano ma sicuramente le percentuali non potranno far altro che alzarsi durante la partita. Corcelli vuole provare una realizzazione da tre punti e poi preferisce invece dare il pallone a Dordei, appoggio al vetro, non va, si lotta a rimbalzo, ala meglio il playmaker, il capitano della Gordon Olcinate, finta di tre punti, poi riceve sotto Tagliabue, bella la difesa da parte di Dordei ma riesce con un gancio alla Rascio Nesterovic a portare due punti a casa ed è meno uno per Olcinate. Sì, qua molto bravo Marino a trovare subito nel pitturato l'assist per Tagliabue che aveva preso benissimo posizione, è andato a punire Dordei con questo semigancio che ha riportato a meno uno Olcinate, che adesso riesce anche a stoppare Giovanni, il tentativo da due punti di Giovanni Augusto, a prendersi questa tripla con Marino, il primo tiro dalla distanza realizzato per Olcinate, è il più due per la formazione lombarda che rimette il naso avanti. Mette il naso avanti grazie alla tripla del capitano Corcelli, vuole rispondere, non va a buon fine il tentativo dalla distanza di 6,75. Ha richiesto un time out Federico Grandi, ottima la difesa di Masra che riesce a far andare fino in fondo, comunque un bravissimo Marino che si lamenta anche per un contatto non fischiato, più 4 girate, time out obbligato per Federico Grandi che ci aveva già pensato da prima. Sì, più 4 girate, massimo vantaggio, adesso sentiamo anche il tifo della formazione lombarda
con i propri supporters giunti fin qua. Parziale di 7-0 aperto per Olginate in apertura di secondo periodo, propiziato da Marinò, dal suo capitano, che con l'assist per il canestro di Tagliabue prima, poi la tripla in successione, e per chiudere questo bellissimo canestro con la mano mancina appoggiato al vetro, un 7-0 davvero tutto griffato. Marinò con 5 punti e un assist. Ozzano adesso deve rientrare in partita con un'altra faccia, però abbiamo visto ancora un tiro aperto preso in precedenza dalla Sinermatic ma sbagliato con Corcelli. Adesso un quintetto per la Sinermatic con Masre, Corcelli, Ranocchi, Augusto e Dordei. Risponde invece Olginate con Marinò, Bartoli, Bugatti, Caversazio e Tagliabue. Ozzano con la palla nelle mani di Masre, nuova azione offensiva, c'è bisogno di due punti adesso per Ozzano che ferma da troppo tempo, quota 14. Dordei non si intende con Augusto, recupero da parte di Caversazio, fuori per Bartoli, tiro da tre punti di Bartoli e va a segno la tripla di Bartoli del più 7, massimo vantaggio per Olginate, e adesso che deve venire fuori la forza della Sinermatic con Ranocchi, va a cercare il mismatch di Augusto, aiutato molto con la mano, poi va a rimbalzo Bugatti che tocca per ultimo e rimessa per la Sinermatic, regalo a rimbalzo da parte dei ragazzi di coach Meneguzzo, cambio per la Sinermatic, dentro Fiusic, fuori Augusto. Sì, Augusto che purtroppo non è riuscito a dare alla sua squadra quello che avrebbe voluto e quello che si aspettavano i suoi compagni e i suoi coach. Intanto buon tiro per Corcelli che si sblocca realizzando i primi tre punti della sua partita, finalmente anche lui si iscrive al tabellino, a referto, primi tre punti per Nunzio Corcelli che rispondono alla tripla precedente di Bartoli. L'avevamo detto d'altronde, Fede, che le percentuali del tiro da tre punti di Olginate non avrebbero potuto far altro che alzarsi dopo lo 0 su 7 iniziale. Adesso sono arrivate due triple, una con Marinò, l'altra con Bartoli, che hanno dato a Olginate il massimo vantaggio col più 7. Molto importante questa tripla realizzata da Corcelli per spezzare un parziale aperto di 10-0 per Olginate, che adesso può rimettere la palla in campo in fase d'attacco con 14 secondi per andare al tiro. Marinò dopo la tripla di Corcelli che riporta a meno 4 i suoi, trovato libero da tre punti Caversazio, pallone sul primo ferro, rimbalzo per la Sinermatic, corre Masre, finita di passaggio con lo sguardo, Corcelli, bang! La tripla di Nunzio Corcelli, parziale di 6-0, timbrato Nunzio Corcelli. Sì, molto bene Corcelli, infatti, che ha risposto a un avvio un po' così così da parte sua con queste due triple davvero importanti, lui che aveva bisogno di fiducia visto che stava vivendo un periodo non semplice, due triple importantissime che danno un parziale di 6-0 ai suoi, spezzando il momento positivo di Olginate. Adesso l'inerzia è per la Sinermatic, è in attacco con un punto da recuperare, però attenzione per la palla persa da Masre, ruba Bugatti e va a inchiodare la schiacciata a una mano che dà il nuovo più 3 ai suoi. Peccato per Mattia Masre, uno zanese doc e diciamo il simbolo del paese, lui che vive appunto qui a Ozzano dell'Emilia. Cambio, rientra Mario Chiusolo, consegnato per Corcelli, ancora Corcelli in transagonistica, fallo di Tagliabue, bravissimo Nunzio Corcelli che nonostante i due falli si è sbloccato, va a subire il fallo, cambio per Olginate, dentro di nuovo De Bettin e fuori capitano Marinò. Questa volta gli arbitri forse stanno concedendo ancora meno, perché dopo quasi metà secondo quarto sono a un fallo a testa. Esatto, è cambiato un po' il metro arbitrale dalla prima alla seconda frazione, nel primo hanno fischiato davvero tanto, in questo davvero pochissimo. Intanto Corcelli, scarico per Chiusolo, si muove bene la palla nelle file della Sinermatic che trova la tripla, Alessandro Ranocchi, quinto punto della sua partita, lui che è un tiratore, c'è bisogno delle sue triple, sono arrivate tre triple in rapida successione per la Sinermatic, due con Corcelli, questa con Ranocchi, c'è davvero bisogno di questi tiri da tre punti per Ozzano che adesso è in parità.
Luca Versazio che va a segnare la tripla che riporta in vantaggio la Gordon Ginate. Importante comunque la Sinermatic che dal meno 7 dove in parziale è riuscita comunque a trovare la via del canestro. Come trova la via del canestro Dimitri Kliucic, time out obbligato da parte di Meneguzzo. 25 Sinermatic, 26 Ginate. Sembrava che potesse partire per ha provato a scappare la formazione di Ginate, ma bravissima la Sinermatic che grazie alle tre triple, due di Corcelli e una di Ranocchi e il canestro appena eseguito da parte di Kliucic è comunque a meno uno. Sì, Ozdano è riuscita molto bene a rispondere al tentativo di allungo di Olginate con questi canestri davvero importanti, le triple di Ranocchi che hanno spezzato un'inerzia totalmente a favore di Olginate. Abbiamo visto anche adesso questo canestro di Dimitri Kliucnik, un po' sottotono il lungo ucraino in questo avvio rispetto a come ci aveva abituato nelle ultime uscite. È riuscito a prendere bene posizione nel pitturato adesso andando a realizzare questo canestro appoggiato al vetro che ha scatenato l'ira di coach Meneguzzo, che sicuramente non vuole farlo ricevere molto vicino al canestro perché è davvero difficile da contenere in quella posizione, in quelle circostanze. Intanto le squadre si preparano a rientrare sul parquet. Grande equilibrio adesso, stiamo vedendo un secondo periodo molto diverso rispetto al primo, l'avevi detto Fede, è cambiato il metro arbitrale e si sono alzate le percentuali per entrambe le squadre che hanno segnato in questi minuti praticamente di più di quello che avevano segnato in un intero quarto, questo sicuramente per Ginate, mentre Ozdano è passato a zona. Demetin vuole subito far ripensare a Federico Grandi che forse non è meglio andare a zona, ma in questo caso ha la meglio l'allenatore della Sinermatic, Corcelli, il blocco di Kliucic, ancora Corcelli, bello lo step back, Corcelli step back, primo ferro, pallone che danza sopra il tabellone e arriva l'errore da tre punti di Corcelli e rimessa per Olginate, più uno è il vantaggio della formazione di coach Meneguzzo. Ancora la difesa 3-2 della Sinermatic, qui c'è un'ottima difesa sul tiro da tre punti, fallo su Correri, tre tiri liberi, sembra tre tiri liberi per il numero 11 bianco-blu. Cambio Sinermatic dentro Folli e esce un ottimo Ranocchi sia in difesa e soprattutto con quella tripla sia in attacco. Sì, esatto, Ranocchi che rispetto alle ultime uscite dove era stato un po' sottotono ha sicuramente sfruttato un buon avvio di gara, 5 punti per lui, bello il canestro in secondo tempo realizzato in avvio per lui, poi quella tripla molto importante, anche in difesa ha dato il suo contributo, peccato per questo fallo che gli è stato fischiato che dà 3 tiri liberi alla formazione di Olginate che li sta tirando con il numero 11 Correri che fa 3 su 3 riportando Olginate sul più 4. Due possessi di distanza tra le due squadre, pallone nelle mani di Dordei, l'uscita da parte di Kliucic che consegna il pallone a Folli, vede subito dentro Dordei, rimessa per Olginate, arriva Caversazio che va a correggere l'arbitro che aveva visto un tocco da parte di un giocatore con la gamba, che ci può stare in quelle fasi di gioco, si tratta di veramente pochi decimi di secondo, devi prendere una decisione, aveva visto una cosa e Caversazio bravissimo a dire no, guarda che signor arbitro la gamba su cui è caduto il pallone era la mia. Pallone per Dordei che vuole la penetrazione, va a finire in fondo, si aggrappa per un braccio di Bertin, ma va a finire in fondo a LeBron James, però appoggiando il ferro Gigi Dordei. Sì, bello il passaggio anche veloce di Chiusolo che ha permesso a Dordei di mettere palla per terra subito sfruttando il vantaggio che aveva preso in uscita. E Dordei poi è stato molto bravo ad andare fino in fondo ad appoggiare al vetro questo bel canestro, però risponde Bartoli con la tripla che riporta sul più 5 Olginate. Pallone nelle mani di Dordei, c'era un bellissimo taglio da parte di Chiusolo, non riusciva in tempo, poi giro e tiro alla Gigi Dordei che non va a buon fine, il pallone sputato dai ferri del Palardi Graffiche Reggiani, torna a uomo la formazione della Sinermatic. Chiusolo
che marca De Bettini, l'uscita da parte di Guerreri, finta di tiro, bella la difesa di Matteo Folli, va fino in fondo Folli, fallo del numero 6 della Cinematic, viaggio in lunetta per Guerreri che ha la possibilità di riportare la formazione della Gordon Olginate al massimo vantaggio, sempre di più 7 dentro Galassi e fuori un ottimo Nunzio Corcelli. Sì, Nunzio Corcelli che ha dato il suo contributo, vediamo se esce proprio lui che ha commesso il autore solo di un fallo, il fallo è stato fischiato a Matteo Folli che in un primo momento è riuscito a contenere la penetrazione di Guerreri, poi in un secondo momento sul tiro del numero 11 in maglia bianco-blu è stato costretto a fermarlo con un fallo, ci sono due tiri liberi quindi per lui che realizza il primo, anche il secondo, e più 7 per Olginate che riagguanta il proprio massimo vantaggio, più 7 era stato anche qualche minuto fa, intanto Ozdano torna in attacco per ricucire lo strappo. Folli, finta di tiro dentro per Kliucic, dall'altra parte Galassi, pallone non perfetto da parte di Kliucic, poi Dordei da solo va fino in fondo, c'è un fallo sul numero 21 bianco-rosso ed è 2 tiri liberi per Gigi Dordei. Sì, Dordei qua è stato bravo a tagliare, prendere un'ottima posizione in centro all'area, è stato molto bravo anche Galassi a servirlo, poi Dordei ha messo palla per terra, è stato fermato con un fallo, i giocatori di Olginate non sono esattamente d'accordo, dicono di aver toccato soltanto la palla, però gli arbitri così hanno visto, ci saranno così due tiri liberi per il giocatore nativo di Tarquinia, ci sono cambi intanto per Olginate, esce Caversalto, rientra sul parquet, spera. Anzi, Carella, scusate, due tiri liberi quindi per Dordei con Ozdano che deve recuperare 7 lunghezze. Gigi Dordei, protagonista della vittoria contro Faenza due settimane fa qui al Palarti Grafiche Reggiani con quel canestro sul filo della sirena, lui che è il giocatore più esperto ed è il giocatore nel quale ripone Ozdano le massime speranze per questo finale di stagione che porti alla salvezza. Fa 2 su 2 in questa circostanza il giocatore con il numero 21, meno 5 per Ozdano che adesso deve difendere quando mancano 2:54 al termine del secondo periodo. Pallone nelle mani di Guerreri, la difesa di Folli, poi per il pallone numero 11 di Olginate, vuole spingere Mario Chiusolo, poi fuori per Folli, guarda il canestro, vuole penetrare, c'è il fallo del numero 11 bianco-blu. Altro cambio per Olginate, dentro Bugatti e fuori Guerreri. Prima era entrato il classe 1998 Mirko Carella, giocatore uscito dalle giovanili della Segafredo Bologna e se non vado errato l'anno scorso giocava in C Gold alla Ponte Vecchio. L'anno scorso o due anni fa, pallone nelle mani di Dordei, proprio contro Carella, step back di Dordei, molto sfortunato il esperto giocatore della Cinematic. Quando siamo dall'altra parte a 2 minuti e 20 dal termine del primo tempo, ecco subito che riceve il pallone Carella, poi di nuovo per De Bettini, va a bloccare De Bettini, prova la penetrazione, trova Carella sotto canestro, Carella non trova la realizzazione ma trova il fallo del numero 10 Mario Chiusolo. Non sono due tiri liberi a quanto pare ma è semplicemente rimessa dal fondo e l'applauso del Palazzo Grafiche Reggiani per Gigi Dordei che viene sostituito da Marco Morano. Sì, Dordei che a discapito dell'età è riuscito a dare un ottimo contributo alla causa anche questa sera, c'è sicuramente bisogno di lui. Fede, vorrei sottolineare nell'ultima azione questi ben due assist no look da parte del playmaker col numero 31 di Olginate De Bettin, e sono molto pericolose le sue scorribande in area. Adesso mette la palla per terra Carella che però non trova il canestro, un tiro piuttosto complicato, Dano se la cava e torna in attacco. Chiusolo per Cliucci, 1-2, poi pick and roll, si va in un grandissimo mismatch, vuole giocarselo fino in fondo Cliucci, poi trova un passaggio clamoroso, non l'aveva visto nessuno e Dimitri Cliucci segna, subisce il fallo e andrà in rete con tiro libero supplementare. Quel passaggio lì neanche un archeologo lo trovava, uno speleologo, quello che vuoi non lo trovava nessuno. Sì, veramente bravissimo qua il lungo ucraino che aveva, come hai detto tu benissimo, un
mismatch molto favorevole. Olginate ha cercato di porvi rimedio con un non raddoppio ma addirittura è stato triplicato Dmitry Kliucnik, ma è stato davvero bravissimo a infilarsi tra le maglie blu della formazione della provincia di Lecco e andare a appoggiare al vetro il canestro con il fallo, quindi due punti più, ci sarà anche un tiro libero per Dmitry Kliucnik che realizzandolo potrà portare i suoi a meno due riducendo lo strappo importante. Adesso questo ultimo minuto e 39 di questo secondo periodo per andare alla pausa nel miglior modo possibile per la Cinematic, che dopo essere stata un paio di volte a meno 7 è comunque riuscita a non far scappare la formazione ospite e a rimanere a contatto in questa partita che vede si sta dimostrando davvero intensa, davvero una battaglia, e almeno io mi aspetto sarà così fino alla fine. No, assolutamente, soprattutto adesso questo è un time out intelligente da parte di Meneguzzo, perché a 100 secondi dalla fine, o meglio 99, vuole sicuramente alzare la difesa e cercare di correre per provare uno strappo, per fare in modo che se la Cinematic la vuole portare a casa non deve finire i primi 20 minuti in una distanza di pochi punti, quello che invece adesso la Cinematic vuole assolutamente fare, se non addirittura provare a fare un parziale ulteriore. Sbaglia il tiro libero supplementare di Dmitry Kliucnik, è rientrato Bartoli in campo per la formazione di Olginate, la penetrazione di De Bettin, l'1-2 con Bugatti, sarebbe un bel mismatch sotto canestro con Tagliabue e Folli, però viene servito Bugatti a tre punti, lotta, rimbalzo che premia la formazione della Cinematic Galassi, dentro per Morara, vuole giocarsela uno contro uno, cerca il pallone da dietro e fallo Biagio e lunetta per Marco Morara. Sì, brava qua la Cinematic a trovare velocemente Morara che aveva preso bene posizione nel pitturato, si gioca questo uno contro uno ravvicinato costringendo la difesa di Olginate al fallo, due tiri liberi quindi per Marco Morara, brava Ozzano a tenere in difesa nella precedente occasione, Ozzano che quindi sta cercando di chiudere nel migliore dei modi questo secondo periodo, sbaglia però il primo Marco Morara, vedremo col secondo, comunque 1-12 ancora da giocare in questo secondo periodo. Sbaglia anche il secondo tiro libero Marco Morara, il punteggio ancora sul 31-34 quando è iniziato il ultimo minuto, e Bartoli che segna da tre punti che riporta a più 6, tripla fondamentale per Olginate, sono 2-3 possessi di distanza. Morara vuole attaccare Carella, poi bello lo scarico per Folli, ma Folli si stava dirigendo giustamente in angolo, no look, non è andata a buon fine, rimessa per Olginate quando mancano 38 secondi e il vantaggio è di 6 lunghezze e c'è anche il rischio di andare al massimo vantaggio. Eh sì, purtroppo era bella l'idea di Morara dello scarico, ma ha fatto questo passaggio senza essere in equilibrio, non era in equilibrio, non ha fatto un arresto e quindi la conseguenza è stata questa, poi non si è neanche ben capito con Folli che si stava muovendo dall'altra parte. Olginate però anche lei perde palla con questo passaggio tentato sul pitturato da Tagliabue, che però non trova le mani dei compagni, c'è quindi una palla persa per parte in queste ultime due azioni, ci sono quindi 17 secondi e 8 decimi per chiudere il secondo periodo a disposizione della Cinematic per andare al tiro con 6 punti da recuperare. C'è il time out infatti chiesto da coach Federico Grandi per organizzare questo ultimo possesso offensivo, possesso Fede che sarà sicuramente importante per recuperare qualche punto e andare alla pausa nel migliore dei modi. Sono 6 adesso i punti da recuperare, la partita è tutta qua, però sicuramente anche con un punteggio che non è alto i due punti o tre ancora meglio sarebbero davvero importanti adesso per la Cinematic in questa partita che è equilibrata, quindi anche i dettagli fanno la differenza. Assolutamente, anche perché qui si guarda più che altro a riuscire a portare a casa la vittoria, anche aspettando i risultati delle altre partite, quello che
potrebbe bene o male un po' interessarci sarebbe quello delle ore 9 tra Cesena e BMR Basket 2000 Reggio Emilia. Tanto sta giocando anche a Lugo e al tredicesimo il punteggio è sul 30-26 per la formazione romagnola su Bernareggio. Si ritorna in campo, 17 secondi al termine del secondo quarto, non ci sono stati cambi per la Cinematic. Kliucic per Dordei, poi Chiusolo, si vuole arrivare fino alla fine con il pick and roll tra Chiusolo e Kliucic, ora mismatch di Chiusolo, si ferma, resto e tiro quasi perfetto, si va quindi con il rimbalzo per Bartoli che prova da lontanissimo a cercare il tiro e la realizzazione dell'Ave Maria, ma terminano qui i primi 20 minuti sul punteggio Cinematic Ozzano 31 Godon Occinate 37, piccolo assunto dei primi 20 minuti. Partita come detto equilibrata, intensa, punteggio non alto, tanto nervosismo anche in campo, si è visto con il primo periodo con percentuali basse, molti falli, partita come ci aspettavamo, Fede, una vera e propria battaglia, entrambe le squadre danno tutto, Occinate vuole festeggiare la salvezza questa sera, Ozzano non vuole assolutamente perdere perché vuole evitare il play out, ci aspettano terzo e quarto quarto ancora più intensi, ancora più equilibrati. A mio avviso Zano però deve stare attenta in apertura di terzo periodo, non far scappare la formazione di Occinate che senza dubbio cercherà di prendere del vantaggio per poi consolidarlo fino alla fine. Sarà molto importante l'avvio del terzo periodo, mentre c'è stata questa ultima azione, un ottimo tiro per Mario Chiusolo, meglio di questo non si poteva sperare, un buon tiro nel pitturato di Chiusolo, palleggio a resto e tiro che però non è andato a buon fine, finisce qui il secondo quarto quindi con Ozzano che deve recuperare sei lunghezze. Fede, ci risentiamo qua al termine dell'intervallo per terzo e quarto periodo. Thank you.
Amici del grande basket, ben ritornati al Pala Arti Grafiche Reggiani, terz'ultima partita del girone B di Serie B Old Wide West. Sinermatico Zano 31, Gordon Olginate 37. Bellissima partita, molto sentita da entrambe le squadre, molta fisicità, molto ritmo alto e specialmente dopo i primi 10 minuti nel secondo quarto sono venute fuori le due squadre che hanno iniziato a, diciamo come si dice qui a Bologna, spagnerare dall'arco dei 6-75 e poi anche comunque concedendo sempre sempre poco. Ritornano le squadre in campo con i seguenti quintetti: Chiusolo, Galassi, Kliucic, Morara e Augusto per la Sinermatic, mentre Olginate presenta De Bettin, Bartoli, Caversazio, Tagliabue e Bugatti. Gli arbitri dell'incontro vi ricordo che sono i signori Matteo Semenzato da Venezia e Diego Secchieri, anch'esso da Venezia. Palla per la regola del possesso alternato nelle mani della Sinermatic, che attacca con Galassi, vuole il pick and roll con Kliucic, poi vuole la penetrazione, va fino in fondo, la stoppata addirittura strappando il pallone dalle mani di Galassi da parte di Caversazio, e azione per Olginate che questa volta deve riuscire a, magari per la formazione di coach Meneguzzo, andare al massimo vantaggio. Intanto Tagliabue va a subire il fallo della difesa biancorossa e viaggio in lunetta per il fallo di Marco Morara. Sì, Fede, Ozzano in difficoltà anche in queste prime due azioni di questo terzo periodo, con un'azione personale di Galassi che è stato raddoppiato e una stoppata imperiosa ai suoi danni, con la palla direttamente, come hai detto tu, strappata dalle sue mani. Adesso qui in difesa Ozzano ha concesso questo fallo mandando in lunetta Tagliabue, che fortunatamente per la Sinermatic sbaglia il primo tiro libero, segna però il secondo dando il più 7 a Olginate. Ozzano che ha bisogno di Mario Chiusolo, sicuramente un Mario Chiusolo fermo a solo un punto nella sua esperienza sul parquet in questo avvio di partita, anche del capitano Giovanni Augusto che è fermo a 0 punti, adesso va a sbagliare in maniera piuttosto evidente questo tiro da distanza ravvicinata, sbaglia Galassi, si lotta la palla ancora nelle mani della Sinermatic. Dimitri Kliucic, l'infrazione di passi e la palla recuperata da parte di Olginate che è ritornata al massimo vantaggio. Adesso sarà una rimessa a fondo campo per Olginate, che assolutamente può ancora allungare e potrebbe essere un allungo non decisivo ma quasi. Tra l'altro vediamo nel parterre del Pala Arti Grafiche Reggiani un dirigente della Basket Club Ferrara di Serie 2, chissà chi sarà venuto a guardare, no? Ah, questo non lo possiamo sapere, ma probabilmente potrebbe essere il lungo ucraino Dmitry Kliucic, uno degli indiziati, perché ha fatto, come abbiamo detto in precedenza, un finale di stagione sicuramente importantissimo per la categoria. Intanto sul campo, Fede, ti lascio la parola perché c'è Caversazio che va a realizzare un bel canestro dando il massimo vantaggio a Olginate che allunga sul più 9. Comunque io farei uno scambio Kliucic-Fantoni, così tanto per dire. Si va a cercare il lungo ucraino, come diceva in precedenza Cernera, e va a perdere il pallone prima Ozzano e poi il fallo a metà campo qua di astuzia da parte di Bugatti, che si allaccia a Kliucic e lo induce a commettere il fallo. Bugatti per De Bettin, pick and roll con Tagliabue, poi cerca lo scarico, si lotta per recuperare il pallone, 9 secondi per andare al tiro. De Bettin va fino in fondo, cerca il passaggio finale per Bugatti, il pallone che va sotto le gambe del numero 3 dell'Olginate ed è palla recuperata per la Sinermatic. Sì, azione molto confusa qui da De Bettin, che aveva perso palla più volte
recuperandola, poi riperdendola, eccetera. Insomma, alla fine ne è uscita una palla persa per Olginato. Ozzano che può tornare in attacco, palleggio, resto, tiro di chiuso che non va. Ozzano ancora a quota 0 punti in questi primi due minuti di terzo quarto, 3-0 il parziale per Olginate. Ozzano Fede che mi sembra che abbia le idee molto confuse in attacco, già alcune palle perse in avvio di terza frazione e pochi tiri aperti costruiti, che infatti la tengono ancora a 0 punti segnati in questa frazione. Kliucic, finta di tiro, la penetrazione del lungo ucraino, ottimo la difesa da parte di Tagliavu e subito Bartoli che chiama Caversazio per il blocco, poi ancora Tagliavu molto ben difeso ma si riesce a liberare, canestro non convalidato, è fallo in attacco di Tagliavu e da qui che la Sinermatic deve ritrovare la forza per riavvicinarsi e guarda un po' chi mette Federico Grandi, Nunzio Corcelli, nella speranza di strappare un altro break come nel secondo quarto. Sì, c'era sicuramente bisogno di un cambio tra le file della Sinermati perché questo quintetto a livello sicuramente offensivo non stava funzionando, a livello difensivo tre punti concessi, quello non male, ma veramente in attacco poco chiare le idee per Roldano. Vedremo se Nunzio Corcelli riuscirà a dare una mano ai suoi nella metà campo offensiva. Galassi vuole sfidare Tagliabue e si ferma, resta il tiro di Galassi, pallone già che si capiva che poteva avvenire come è successo sul primo ferro. Caversazio in fase di playmaking, fuori per Bugatti, tira tre punti, non va, rimasto di Tagliabue, l'appoggio al vetro del numero 9 di Olginate, più 11 per la Gordon Olginate. Chiusolo per Corcelli, poi Galassi ancora per Corcelli che pensa di tirare o meno, ma la sua buona fede dice sono appena entrato, non posso prendermelo, ma non gliel'avrebbe assolutamente fatto un difetto il suo tiro. Pallone per Bartoli che va a cercare sotto Tagliabue, ottima la difesa di Corcelli, extra pass di Cavernazio per De Bettini, non va a tirare da tre punti, si lotta a rimbalzo, il fallo di Bugatti, anche qua Bugatti poteva lasciare andare. Sì, allora Ozzano davvero in difficoltà con 0 punti ancora segnati, 5-0 il parziale a favore di Olginate che qua ha graziato perché è un tiro apertissimo per De Bettini da 3 punti non è stato realizzato, anche il canestro segnato in precedenza da Tagliabue che sarebbe stato canestro e fallo in caso fosse stato convalidato, per fortuna non è stato così. Queste due giocate hanno tenuto ancora la Sinermatic in partita, Sinermatic che aveva chiesto time out con coach Federico Grandi, poi ha rinunciato in quest'ultima circostanza, ha inserito però Gigi Dordei togliendo un davvero spento Giovanni Augusto. Intanto arriva la tripla di Nunzio Corcelli che questa sera nei momenti di massima difficoltà dei suoi sta tenendo in partita, in vita i propri compagni, adesso quasi recupera il pallone, intanto c'è la tripla di Corcelli e il nono punto della sua serata, la terza tripla che gli dà il meno 8 a Ozzano, rimanendo così attaccata la Sinermatica a questa partita. Bugatti, pallone per Bartoli, difesa 2-3 per la Sinermatic, Caversazio mette a terra Kliucic, pallone sul secondo ferro, Bugatti è più alto di Galassi, quasi palla recuperata da parte di Mario Chiusolo, qualche fallo di troppo non visto dalla coppia arbitrale, Bartoli vuole sotto forse Tagliabue, c'è fallo in difesa di Galassi e rimessa per Olginate più 8. Sì, adesso coach Federico Grandi ha cercato di confondere un po' le idee all'attacco di Olginate che era riuscito a costruirsi buoni tiri nelle azioni precedenti schierando questa difesa 2-3, vedremo che effetto sortirà, intanto c'è una palla intercettata e sarà la rimessa per Olginate. Bugatti per Marino che trova la penetrazione, lo scarico per il numero 3 Bugatti, il tiro da 3 punti a segno e ancora altro massimo vantaggio, ha raggiunto il più 11 in precedenza tolto dalla tripla di Corcelli, pallone nelle mani di Galassi che consegna il pallone a Chiusolo, bello il mismatch sotto di Kliucci che si allarga, infrazione di passi da parte di Dimitri Kliucic, possono starci però quando la palla arriva là sotto è una matanza da entrambe le parti, parlo ovviamente.
Sì, infatti Klucic sta dicendo qualcosa all'arbitro, anche coach Federico Grandi ha detto qualcosa e continua a dire qualcosa alla coppia arbitrale. Intanto Lozano è tornata a uomo, non ha dato gli effetti sperati la zona in precedenza, vedremo adesso se andrà meglio con questa uomo. Taglia bue però la punisce con un giro e tiro in centro all'area che dà il nuovo massimo vantaggio a Olgenate, che sta cercando di scappare sul più 13 adesso. Le prove tecniche per l'allungo possibilmente per Lozano non decisivo. Corcelli riceve la penetrazione, va fino in fondo, poi trova uno scarico alla Russell Westbrook come stanotte con Adams, poi altra stoppata dalla nostra posizione che siamo molto più in alto, quasi dubbio. Corcelli con gli occhi della tigre poi cerca il passaggio e questo è fallo antisportivo di Bartoli, dice di no ed è praticamente impossibile che non sia fallo antisportivo perché sei per terra, il playmaker della Cinematic stava scappando, non può assolutamente andare a cercare il pallone da quella posizione. Fallo antisportivo tutta la vita. Assolutamente d'accordo, l'antisportivo ci sta e ancora una volta Nunzio Corcelli nel momento proprio dove la barca stava affondando con un passaggio per un giocatore di Olgenate tutto solo sotto canestro che avrebbe potuto realizzare comodamente il più 15, è riuscito a arrivare davvero all'ultimo momento a rubare palla e a dare là al contropiede che è stato fermato da questo fallo antisportivo. Mario Chiuso lo realizza entrambi i tiri liberi ridando un po' di fiato alla Cinematic che si riavvicina sul meno 11 e adesso ha la palla in mano. È un attacco importante questo perché dal meno 15 che poteva essere Lozano ha la possibilità di rientrare sul meno 9 o addirittura sul meno 8 con un'eventuale tripla. Corcelli per Dordei, sporcato il passaggio a cercare Klucic, recupera Bugatti, pallone nelle mani di Marino, bella la difesa di Chiusolo, ancora Marino, lo scarico fuori per Cavera Sazio, finta di penetrazione, poi Marino riceve dall'angolo, tira tre punti, danza sul Feredesi, rimbalzo di Dordei che prova a spingere per i suoi, poi torna molto velocemente anche in transizione difensiva la formazione della Olgenate. Chiusolo da tre, la tripla di Mario Chiusolo, meno 8, ancora ossigeno per la Cinematic. Sì, la fiammata di Mario Chiusolo che era fermo a un punto, ha realizzato i due tiri liberi e questa tripla, 5 punti in fila per il playmaker rozzanese che riporta a meno 8 i suoi parziali aperto di 5-0 per la Cinematic. Marino vuole cercare il bismatch, no, prende il tiro da tre punti, ancora sfortunato per il capitano di La Gordon Olgenate. Corcelli carichissimo, si deve fermare per il rientro difensivo, ancora Mario Chiusolo, il blocco da parte di Klucic, l'uno contro uno, poi lo scarico fuori per Galassi in angolo, Galassi! Tripla di Galassi che ribalta completamente l'inerzia nel momento davvero di grossissima difficoltà per la Cinematic sul meno 13, è arrivato questo parziale di 8-0 aperto. Sono queste, Federico, le azioni che davvero spostano l'ago della bilancia in queste partite qua. Come abbiamo detto, un canestro che era già realizzato ormai del potenziale più 15, poi è arrivato come una volpe Nunzio Corcelli rubando quel pallone, poi la chiamata di antisportivo, due tiri liberi, la rimessa e l'inerzia adesso è cambiata perché Lozano è rientrata sul meno 5 costringendo il time out di coach Menegusto, infuriato con il proprio numero 3 Bugatti che non era uscito in chiusura su Galassi che ha avuto tutto lo spazio per armare la propria mano e segnare la tripla, la seconda tripla della sua partita, lui che è un ottimo tiratore dalla grande distanza. Sta tirando in questo avvio di stagione Teo Galassi con il 55% da tre punti con la maglia della Cinematic, davvero un grande tiratore all'arco dei tre punti. Quando adesso si scalda anche l'atmosfera qua al Palazzo Graffiche Reggiani, anche il pubblico cerca di dare una mano ai propri beniamini, questo che è forse il momento più importante della stagione per la Cinematic. Bugatti va fino in fondo, perde il pallone, altra lamentela da parte dei giocatori dell'Olgenate che sinceramente questa sera hanno parlato
un po' più del solito di quello che viene concesso ai giocatori. Subito fuori Bugatti, dentro Bartoli, più 5, prende anche una bella sgridata da parte del proprio allenatore, il numero 3 della Gordon-Ginate. Galassi vuole andare fino in fondo, trova la via del canestro, trova il fallo di Tagliabue, piace il lunetta per Galassi. Galassi e Corcelli sono i giocatori del momento. Esattamente. È chiuso, scusami. Esattamente, proprio così, i tre esterni della Cinematic si stanno caricando la squadra sulle spalle, chi con i punti, chi con qualche giocata comunque utile come la rubata di Corcelli, che non smettiamo di sottolineare. Intanto corre ai ripari coach Meneguzzo, sostituendo il numero 9 Tagliabue, reinserendo sul parquet il 21 Spera. Due tiri liberi adesso importantissimi per Matteo Galassi, che segna il primo. Vedremo col secondo, meno 4 adesso per la Cinematic, che ha riportato quasi in parità la sfida, una sfida che sembrava quasi compromessa a un certo punto. Sbaglia il secondo, 4 punti da recuperare e c'è da difendere su questo attacco con la palla nelle mani di Marino. L'uscita da parte di Bartoli, quasi l'anticipo di Galassi, bene in difesa è il numero 13 della Cinematic, Marino vuole la penetrazione, la trova, poi c'è anche il mismatch tra Caversazio e con la difesa di chiusolo Marino, poi Gorrieri, tocca Corcelli ed è in frazione di 24 secondi, palla recuperata, chiede di tirare a Caversazio il coach di Olginate e piazza la difesa a zona 3-2. Risponde subito all'attacco della Cinematic, sembra sia una finta difesa 3-2 perché comunque dopo si piazzano a uomo. Dordei, la penetrazione, poi lo scarico fuori per Kliucic, prende il tiro da 3, Dimitri Kliucic cade per terra, fa, poi c'è stato non un bellissimo gesto da parte del numero 18 della Cinematic nel rialzarsi, forse non l'ha fatta apposta conoscendo il numero 21, fallo di Spera su Dordei e c'è il Biagi Lunetta per Gigi Dordei. I due si vogliono chiarire molto probabilmente, non sembra che non l'abbia fatta apposta dalla faccia di Dimitri Kliucic. E intanto viene ammonito per simulazione adesso Kliucic. Sì, sinceramente io non ho capito cosa sta dicendo l'arbitro. In sostanza, prima che è successo, ha tirato, poi ci sarà stato un contatto meno ed è stato ammonito per simulazione sul tiro da 3 punti. Era caduto solo Kliucic, nel rialzarsi ha fatto lo sgambetto, ma secondo me, perché non era, poi stiamo parlando di un giocatore di 2 metri, magari non è così agilissimo e per caso ha colpito contro Spera, infatti gli ha chiesto subito scusa, immaginavo che non l'avesse fatto apposta. E poi l'arbitro l'ha ammonito per simulazione. No, anche perché conoscendolo, un ragazzo buonissimo, dal carattere splendido, quindi sicuramente non sarebbe stato da lui un gesto volontario di questo tipo. Intanto ci sono due tiri liberi per Gigi Dordei che possono consentire alla Cinematic di riavvicinarsi ulteriormente, riportando addirittura a 2 soli punti il divario tra le due compagini. Vediamo il giocatore di Tarquinia che realizza il primo tiro libero davvero importante. Adesso questo parziale per la Cinematic. Andiamolo col secondo. 2-2, 2 soli punti da recuperare per Osvano, che ha un parziale aperto di 11-0. È esatto, 10-0 di parziale quando la palla in mano è per Marino. Il blocco di Spera, poi sale Gorrieri, ancora il blocco, forse un po' troppo di Spera. Grande pallone recuperato da Corcelli, che palla per Folli! Segna, subisce il fallo e avrà il lunetta con tiro libero supplementare, parità ed esplode il pale a Arti Grafiche Reggiani. Primi 2 punti per Matteo Folli, propiziati dalla recuperata di Nunzio Corcelli, poi splendido l'assist a una mano per il concittadino Matteo Folli, che segna e subisce il fallo, corre a ripari coach Meneguzzo che sostituisce Spera, reinserendo Tagliabue. È davvero un momento particolarissimo dell'incontro, questo Osvano che dal
Messi a 0, il parziale aperto per i biancorossi che adesso possono rimettere il naso avanti dopo un'eternità con l'aggiuntivo di Matteo Folli che va a segno, ed è così, Olzano torna in vantaggio 48-47 più 1 per la Sinermat, 1-27 ancora da giocare in questo terzo periodo di Montagne Russe. De Bettin, l'uscita di Bartoli, non sfrutta il blocco, c'è comunque cambio sistematico, Bartoli arresto e tiro, che giocatore Bartoli, bellissimo, bellissimo. Sì, palese arresto e tiro di pregevole fattura per Bartoli, è davvero molto importante in questo momento per chiudere il parziale di Olzano e ripristinare un po' l'inerzia anche dalla parte di Olginate, visto che Olzano l'aveva tutta a proprio favore. Intanto anche questa è una fischiata che rispinge un po' l'ago dell'inerzia verso Olginate, con questa penetrazione di Matteo Galassi che viene sanzionata con un fallo di sfondamento per la guardia ex Lugo. Quindi Olginate torna in vantaggio di un punto e può tornare in attacco adesso con 55 secondi al termine del terzo quarto. Ha rimesso in piedi una partita clamorosa la Sinermatic, adesso è a solo un possesso di distanza ancora, l'uscita del numero 14 Bartoli, ancora finta di prendere il pick and roll, poi c'è il taglio da parte di Tagliabue, la difesa troppo aggressiva di Matteo Folli, giro in lunetta, anzi viaggio in lunetta per numero 14 Bartoli, giocatore classe 1994 che questa sera sta facendo veramente tanto tanto male per la Sinermatic, che grazie i tifosi accorsi al Palazzo di Grafica Reggiani con il primo tiro di velo sbagliato va a segnare il secondo, è semplicemente più 2, 48-50 parziale di 14-3, si ripiazza con una zona che più che una 3 mi sembra una box and one su Corcelli, che trova la via del canestro, trova qualche contatto, trova anche solo il primo ferro, il pallone Marino, discrepanza di poco più di poco meno di 3 secondi tra i due cronometri, palea nelle mani di De Bettin, vuole il blocco di Tagliabue, poi non lo riesce a sfruttare, bella la difesa fatica, la si finta nel tiro da 3 punti di Tagliabue, va a finire in fondo, la stoppata di Kliusic, poi Folli, non è entrata? No, perché dalla nostra posizione sembrava fosse entrata, forse ha preso lo spigolo basso e solita illusione ottica da parte dei due telecronisti nella loro posizione, ma termina qui il terzo quarto sul punteggio Sinermatic Olzano 48 Gordon Olginate 50. Olzano che a 5 minuti fa sembrava quasi spacciata, invece è ancora lì a lottare fino all'ultimo quarto per portare a casa questi fondamentali due punti. Sì Fede, un terzo periodo bellissimo e come detto in precedenza da Montagne Russe, perché appunto c'era partiti dal più 6 Olginate che poi era scappata sul più 13, sembrava quasi finita per Olzano con l'inerzia totalmente in mano ai Lombardi, poi un grande parziale da parte della Sinermatic di 14-0 che aveva riportato Olzano sul più 1 in vantaggio, poi dopo questi tre punti realizzati tutti e tre da Bartoli con il palleggio arresto tiro e un tiro libero che hanno ridato un po' di fiato Olginate, che così si è riportata in vantaggio con due punti sul 50-48. L'avevamo però previsto insomma che ci sarebbe stata una partita davvero intensa e davvero equilibrata fino alla fine, in effetti al termine di questo terzo periodo solo due punti dividono le due squadre, ci sarà quindi un quarto periodo davvero tutto da vivere, bellissimo qui sul parquet del Palarti Grafiche Reggiani, 48-50 in favore della formazione ospite, che si prepara a rientrare sul parquet quando possiamo dare un'occhiata alle statistiche di questi primi tre quarti. Predominio di Olginate a rimbalzo 30-25 con 7 rimbalzi catturati in fase d'attacco, Olginate che tira con il 71% ai liberi, poco più di Olzano che tira con il 68%, c'è una differenza con il tiro da tre punti, Olzano tira molto bene 7 su 14
50%, tira meno bene invece Olginate con il 29%, però Olginate tira molto meglio nel pitturato, facendo valere la propria maggior stazza, 48% da 2 per Olginate, la miseria del 24% invece per i New Flying Bulls dalla linea, scusate, del tiro da 2 punti. Intanto le squadre sono di nuovo sul parquet, è iniziato questo quarto e decisivo periodo. De Bettin in quintetto con Marino, Bartoli, Tagliabue e Caversazio, che riceve adesso e passa subito a De Bettin, si ferma, resta il tiro, pallone lungo sul secondo ferro, rimbalza di Nuzia Corcelli che vuole subito provare a spingere, pallone regalato a Folli, poi Dordei si ferma, tira a 3 punti di Gigi Dordei, si qualche spinta di troppo a rimbalzo, ma alla fine la palla cade nelle mani di De Bettin che consegna il pallone a Bartoli, che sbaglia il tiro da 3 punti, poi Caversazio dentro per il mismatch tra Tagliabue e Ranocchi, finta di passaggio, bravissimo Galassi che difende molto bene su De Bettin, Marino prova la penetrazione, va fino in fondo, l'ultimo a toccare è il capitano di Olginate, rimessa per la Sinermatic che può o pareggiare o tornare in vantaggio. Sì, buona difesa alla fine per Ottano che aveva rischiato qualcosa con qualche mismatch a favore di Olginate, poi ha recuperato con l'ottima difesa in finale di Alessandro Ranocchi che ha contenuto benissimo la penetrazione di Marino. Corcelli vuole andare fino in fondo, va a trovare un fallo difficile da subire, per il semplice fatto che va in una situazione di svantaggio. Qui 90 volte su 100 gli arbitri lasciano correre, questa volta invece porta in lunetta un importante, per un importante momento, un tentativo di realizzazione, il primo viene sputato dal ferro, possibilità comunque di raggiungere solamente una lunghezza di svantaggio rispetto a Olginate, va a segnare il secondo, 49-50, è già passato un minuto di questo quarto e anche sicuramente sarà un quarto più che decisivo, pallone nelle mani di De Bettin, consegna Marino, finta di prendere il blocco, poi Tagliabue ancora per De Bettin, marcato da Ranocchi, la penetrazione, lo scarico per Caversazio, pronto nella difesa Folli, ancora poi dentro per Tagliabue, scarico in angolo per De Bettin, pallone sul secondo ferro, non un taglia fuori da scuola basket da parte di Folli, comunque l'errore dall'altra parte, Corcelli in angolo, pallone sul secondo ferro, lotta al rimbalzo, Caversazio con Dordei, alla meglio, numero 16 della formazione di Olginate, palla a Bartoli e si ragiona, no, prende il tiro da 3 punti, che giocatore, la tripla di Lorenzo Bartoli che porta a quota 18 il suo bottino personale, 2 minuti passati in questo quarto, Ranocchi vuole rispondere a Bartoli, che sfortuna, accompagna il tiro del numero 15 della Sinermatic, chiede il time out alla prima interruzione, coach Federico Grandi, Caversazio finta, poi la difesa un po' troppo fallosa di Matteo Folli, c'è il fallo della difesa Sinermatic e il time out chiesto da, come dicevamo, coach Federico Grandi. Sì, time out di Grandi perché ha visto un po' di idee confuse in attacco in questo avvio di ultimo periodo, infatti solo un tiro libero realizzato per la formazione ozzanese con Galassi, purtroppo anche in fase difensiva Zano adesso sta faticando, la tripla di Bartoli davvero importante in questo momento del match, Bartoli che ha realizzato il 18° punto della sua partita tirando con il 4/6 dalla lunga distanza, sicuramente il giocatore più in evidenza per la formazione ospite, questa guardia mancina che sta facendo molto male, le sue statistiche al termine del terzo quarto parlavano di 15 punti che come detto sono diventati 18, 5, 2 su 2 da 2 punti, 3 su 5 da 3 punti, 2 su 4 ai liberi, ecco qua l'unica nota negativa, già anche 4 rimbalzi, 5 falli subiti, è gravato di 3 falli, però il giocatore con il numero 14 di Olginate, vedremo adesso coach Federico Grandi che cosa avrà detto ai suoi che rientrano sul parquet con il reingresso in campo di Dimitri Kljucic al posto di Gigi Dordei che
ha segnato 9 punti tirando con 7 su 8 ai tiri liberi e solo 1 su 4 dal campo. Purtroppo Gigi Tordei sta facendo sicuramente fatica da un punto di vista fisico, lo stiamo vedendo certamente non brillante come a inizio stagione. Pallone nelle mani di Carella che va a cercare De Bettin dentro per Tagliabue, bella la difesa da parte di Kliucic, tap-in non vincente di De Bettin e pallone nelle mani del Sinervati Cozzano che adesso deve attaccare con Galassi, blocco con lo scambio con Ranocchi, poi consegnato di Ranocchi per Corcelli, bella la finta, va fino in fondo, doppia stoppata, anzi no, c'è un fallo da parte di Tagliabue e quindi Viaggi Lunetta per Nunzio Corcelli, due tiri liberi fondamentali. Sì, mi devo correggere in precedenza, il tiro libero è stato realizzato da Corcelli che torna in lunetta, sbaglia però anche in questa circostanza, 1 su 2 in precedenza, vedremo ora cosa farà. Intanto ha sbagliato il primo, lui che purtroppo non è un buon tiratore di tiri liberi, segna il secondo, 2 su 4 in queste ultime gite in lunetta per la guardia con il numero 12 della Sinermatic. Sinermatic ferma a quota 2 punti in questa quarta frazione, 2 punti entrambi realizzati dalla linea del tiro libero da Corcelli. Osvano adesso che prova ad allungare la difesa per mettere in difficoltà l'attacco di Olginate, non riesce a recuperare palla, però mangia diversi secondi alla formazione lombarda che adesso ha la palla nelle mani con Bardoli che va a subire un fallo di Matteo Folli, è il quarto fallo del numero 6 della Sinermatic. Vedremo se coach Federico Grandi lo lascerà sul parquet o lo sostituirà, per il momento sceglie di tenerlo in campo, se si volta verso la sua panchina, ma no, non effettua nessun cambio. Bartoli che riceve il pallone dalla rimessa effettuata da De Bettin, poi vuole il blocco con Spera, penetrazione del numero 14, scarico per Marinò, il palo del tabellone, ovvero l'angolo si dice in gergo, palo, gergo calcistico. Folli, finta di extra pass, poi si ferma, resta e tiro, bella azione, peccato per la realizzazione non arrivata per il numero 6 biancorosso. Pallone nelle mani di Marino che adesso chiama lo schema con Carella che consegna a De Bettin, va via velocissimo De Bettin, poi cerca lo scarico fuori per Bartoli, recupera Corcelli, lancia la Shostoruk per Ranocchi, l'appoggio al vetro ed è meno uno. La Sinermatic c'è, 6 minuti e 09 alla fine, 52 Sinermatic, 53 Gordon Olginate. Grande assist di Nunzio Corcelli, sono i suoi passaggi, questi passaggi baseball a tutto campo, davvero precisissimo questo lancio di Nunzio Corcelli che va a pescare un generoso Alessandro Ranocchi che realizza il settimo punto della sua partita. Sicuramente stiamo vedendo rispetto alle ultime uscite un Alessandro Ranocchi con un'altra faccia, con più fiducia, con più aggressività, infatti anche in questa circostanza è andato a concludere senza paura e con grande decisione appoggiando al vetro il meno uno per i suoi 52 Ottano, 53 Olginate, finale equilibratissimo ci aspetta, 6-0-9 ancora da giocare. Fede, Alberto, hai visto, c'è coach Meneguzzo che ha messo in campo i due playmaker, nonostante era riuscito ad andare al più 15 si sta spostando verso la strategia o verso quelle che sono le caratteristiche del roster della Sinermatic. Non hai trovato? Scusami, non ti voglio far bene. Sì, certamente, adesso abbiamo visto che anche coach Meneguzzo è stato costretto a abbassare il quintetto giocando con un quintetto più piccolo. Così come per Ozzano che per lunghi tratti ha giocato solamente con quattro piccoli, anche per via del scarso apporto che sta trovando coach Federico Grandi da parte del proprio capitano Giovanni Augusto, che davvero questa sera è riuscito a dare poco ai suoi. Vedremo se riuscirà a dare un contributo nel finale, se sarà chiamato in causa. Pallone ora nelle mani di Spera, consegna a Marino, vuole la penetrazione, non trova il pick and roll. De Bettin vuole affrontare la difesa di Ranocchi, la penetrazione, poi cercato Marinocco e fallo non furbissimo da parte di Mario Chiusolo che
se si ravvede subito di non di chiedere scusa alla squadra e perché aveva capito l'errore, e poi va subito a fermare probabilmente suo figlio che aveva voglia di giocare con suo padre. Una bella scena qui al Palazzo di Grafica Reggiano. Sì, bellissimo, infatti il figlio che era praticamente entrato sul parquet, Mario chiuso, però è stato costretto ad allontanarlo, davvero scena divertente. Torniamo però sul parquet quando c'è il primo tiro libero realizzato da Marinov. Vedremo con il secondo doppietta, anzi no, dentro e fuori il secondo tiro libero. Restano due i punti di vantaggio per Olginate, che però deve difendere. Corcelli va fino in fondo, passo e crocio! Bambini, imparate da questo passo in crocio di Nuzia Corcelli, che oltre a portare la parità in campo porta veramente tanti mezzi tecnici per andare a segnare, quando contro a lui c'era un lungo di quasi 2 metri come tagliabue. L'errore da parte di De Bettin, il rimbalzo della Sinermatica, ancora Corcelli, transagonistica, si ferma Nuzio Corcelli, pallone che danza sul ferro, primo, secondo ferro e rimbalzo per la Loginate. Praticamente un overtime, inizia adesso, 5 minuti da giocare, perfetta parità, quota 54, Corcelli ancora scatenato, cercato di segnare una tripla in transagonistica che però non è andata a buon fine. Bartoli riceve da 3 punti, primo ferro, fortunato rimbalzo da parte di Marino che adesso vuole la penetrazione, va a cercare ancora Bartoli, qualche blocco forse di troppo, poco legale, si lotta, rimbalzo, adesso i giocatori stanno entrando nel nervosismo degli ultimi istanti, della tensione. Pallone nelle mani di Kliucic per Folli, il cieco non va a buon fine, poi Folli rischia di perdere il pallone, la rimessa è per la Sinermatic con 8 secondi per andare a tiro. Marinò che dice puoi dirlo di averla toccata. Dal mio punto di vista, non perché voglio essere di parte, ma sembrava che Marino fosse l'ultimo a toccare. Azione importante per la Cinematic perché parte con una rimessa da fondo e 8 secondi. Sì, infatti sono 8 secondi per andare al tiro per Ozzano, che però ha tutto il campo da attraversare. E sembra che ci sia anche un accenno di pressing, anzi è così, da parte di Olginate. Appena saranno finite le operazione di pulizia parquet, intanto c'è un cambio, esce Bartoli, rientra Bugatti, Bartoli che va a prendere qualche secondo di fiato, poi molto probabilmente rientrerà sul parquet. Rimessa per Ozzano, 8 secondi per andare al tiro. Adesso Ozzano deve approfittarne specialmente in difesa senza Bartoli in campo, chiusolo, va fino in fondo e va ad appoggiare con una perfetta esecuzione, pallone sul secondo ferro e fuori la palla. Adesso gioca con nelle mani di Marino che prova la penetrazione fuori per Spera, fuori ancora per De Bettin, lo scarico, l'extra pass di Bugatti, tiro da 3 punti e la tripla del numero 3 di Olginate. Esplode la curva dei tifosi in trasferta a seguire i loro beniamini in maglia blu questa sera. Folli vuole rispondere, non va, sfortunato, poi lotta, rimbalzo lo stesso nonostante il tiro da 3 punti. C'è un cambio dentro Gigi Dordei e fuori un ottimo Matteo Folli che se ne ha ancora a male per il tiro da 3 punti sbagliato poc'anzi. Sì, questi sono i suoi tiri, lui è un ottimo tiratore, è probabilmente il miglior tiratore assieme a Galassi da 3 punti dei suoi, non va, serata sfortunata per lui, questa sicuramente non al meglio. Matteo Folli fermo a quota 3 punti in questa partita, adesso Zano deve difendere, ha 3 punti da recuperare dopo la tripla pesante realizzata da Bugatti in precedenza. Riceve proprio l'esecutore dell'ultima tripla, va fino in fondo, non trova la via del canestro, corre Nuzio Corcelli, fido di passaggio, falla in attacco tutta la vita. Questa volta è stato veramente bravo, infatti Corcelli non si lamenta neanche, ha capito. Terzo fallo per Corcelli a 3 minuti alla fine, bene.
Sì, bene, visto che lui solitamente ha spesso problemi di falli, non si lamenta neanche la panchina ausdanese. Fallo in attacco sacrosanto in questa circostanza per Corcelli, che non ha avuto la lucidità per arrestarsi, magari prendersi un tiro dal pitturato o uno scarico. Adesso vediamo la difesa allungata della Sinermatic, che ha reinserito sul parquet il proprio veterano Gigi Dordei, che è lui l'uomo dei finali, lo ricordiamo appunto la settimana scorsa nel canestro con Faetta, poi anche in qualche altra circostanza è stato protagonista delle vittorie al photo finish su questo campo. 2.52 da giocare, Lozano deve difendere la tripla di Caversazio che va molto corta, scheggia il ferro però ed è lesto De Bettin a catturare la palla vagante e ad appoggiare al vetro il più 5 per Olginate, canestro pesantissimo anche per come è arrivato. Dormita, clamorosa rimbalzo, non è stato fatto un taglia fuori, Kliusic fuori per Corcelli in angolo, Corcelli back! Dedica al gruppo Schmidt la tripla del meno 2, 2 minuti e 20, finalmente c'è stato un dentro fuori pazzesco tra Kliusic e qualsiasi componente della Sinermatic. Pallone nelle mani di Caversazio, fallo nella difesa della Sinermatic, fallo di Mario Chiusolo, finalmente è venuto il dentro e fuori che hanno cercato da un po'. Sì, infatti liberando Corcelli sul perimetro che con spazio si è preso la tripla andandola a segnare, tripla pesantissima questa che sul meno 5 riporta Ozdano a meno 2. Adesso però c'è stato un fallo fischiato alla difesa oldanese, ci saranno due tiri liberi per il capitano Marino che va corto con il primo, vedremo il secondo, 2-10 da giocare, più 2 Ozdano quando c'è un frastuono assordante qui al Palantigraffiche Reggiani, finale incandescente davvero, 1-2 per il capitano di Olginate, più 3 per la formazione lombarda che è in difesa. Chiusolo per Galassi, poi Corcelli marcato da Caversazio, Chiusolo si ferma, tiro da De Bonfi! La tripla di Marietto Chiusolo ed è parità al Palantigraffiche Reggiani. Grande tripla di Chiusolo, questa è di solo carattere del play oldanese che riporta tutto in parità. De Bettin non trova taglia bue, scarica fuori per Bugatti, bella difesa di Galassi, l'extra pass, Caversazio va fino in fondo, trova il fallo da parte della difesa, fallo di Corcelli, quarto fallo, viaggio in lunetta per Caversazio, dentro di nuovo Bartoli, fuori Bugatti, in poche parole un plus minus di Bugatti, pari a zero, entrato su 54 pari, esce su 60 a 60, quello che volevo dire era la Sinermatic doveva forse approfittare dell'attacco della difesa senza Bartoli in attacco per Olginate e ha preso il tiro da tre punti in un ottimo giro a palla da Bugatti. Sì, esatto, ma più che altro quello che grida vendetta è il canestro realizzato da De Bettin sul rimbalzo offensivo, intanto Caversato fa solo 1-2, 1.30 da giocare, Ozdano in attacco con una lunghezza da recuperare, attacco fondamentale questo. Galassi per Chiusolo, blocco con Dordei, va bene il pick and roll, adesso c'è il mismatch, Dordei sotto canestro, qualche contatto di troppo, questa volta invece a differenza di prima di Corcelli qua il fischio doveva arrivare perché era partito uno contro uno ed è arrivato un raddoppio non tanto legale a mio avviso. Bartoli non va a buon fine l'anticipo di Galassi, Bartoli si trova da solo e arriva la tripla del più 4 a 1 minuto e 04 dal termine, time out chiesto da Federico Grandi. Sì, qua Fede, bucato anticipo di Galassi che grida vendetta, in questi casi bisognerebbe essere sicuri altrimenti il rischio è proprio questo qua, buchi l'anticipo e è rimasto con tanto, troppo spazio il numero 14 Bartoli che è andato a realizzare un'altra tripla, la quinta tripla della sua serata, 21esimo punto per lui, che ha realizzato appunto questa tripla davvero pesante riportando Olginate a più 4, 64-60 con questo parzialino di 4-0, 1-0-4 da giocare che ha costretto coach Federico Grandi a chiamare il secondo time out.
dice time out, dunque sul campo si ritornerà sul parquet con Ozzano con la palla nelle mani, 4 lunghezze da recuperare e 1 minuto e 4 secondi ancora da giocare. Vedremo cosa succederà in questo finale, la rimessa è in nella metà campo offensiva per la Cinematic, se ne incarica il playmaker Mario Chiuso, adesso Ozzano molto probabilmente andrà dal proprio lungo, unico lungo in campo, Gigi Dordei, l'uomo dei finali, vedremo se anche questa sera riuscirà a risolvere la partita a favore dei suoi. Quasi palla recuperata da parte di De Bettin, Menegusto intanto ne approfitta alla... diciamo un po' come la fa l'allenatore del Beşiktaş che sta in campo alla Messina, che faceva la zona 3-3 quando il terzo della difesa a zona alta era proprio coach Ettore Messina. Dordei come controffensa, va a finire in fondo, trova il barco, va a segnare, meno 2, 62 a 64 a 50 secondi dalla fine, il Palatigrafica Reggiani diventa una bombonera, un suono molto molto rumoroso. Intanto taglio di Tagliabue che va a segnare il più 4 a 38 secondi. Attacca Galassi, deve esserci un'attacco molto veloce, qualche palo di troppo non viene visto, Corcelli in angolo importante, pallone molto lungo, c'è il fallo a rimbalzo, il fallo di Chiusolo. Fallo di Chiusolo a 26 secondi dalla fine. E questo è, se non sbaglio, è il quinto fallo e qui termina la sua partita, ma probabilmente termina anche le possibilità di vittoria per la Cinematic. Intanto stavamo un attimo guardando la reazione di Mario Chiusolo, 62-66, due tiri liberi per De Bettin, tiri liberi che potrebbero voler dire per Olginate la salvezza e il sicuro non accesso ai playout. Segna il primo, ora sono 3 i possessi di distanza, fa veramente veramente difficile, vuole un attacco veloce, poi Federico Grandi va il secondo tiro libero, è più 6, cambio dentro Spera, fuori Tagliabue, molto sfortunato però Cinematic. Eh sì, in queste partite qua, poi questi finali sono anche i dettagli a fare la differenza. Adesso 25 secondi per le residue speranze di Ozzano con 6 punti da recuperare, Galassi con la palla nelle mani. Galassi fuori per Dordei, riceve, tira 3 punti di Dordei, 17 secondi, pallone per De Bettin. Vediamo un attimo come vuole difendere, provare a rubarla in frazione di passi. Qui c'è il fallo da parte di Corcelli ed è il suo quinto fallo, però a 8 secondi ha ricevuto nell'angolo, secondo me c'era l'infrazione di 8 secondi, del... mancavano 17 secondi al canestro, il pallone è arrivato dall'altra parte adesso, se non vado errato, secondo me siamo al limite, ma forse ce l'hanno fatta. Adesso che ci ripenso, forse sì, ce l'avevano fatta. Sì, credo proprio all'ultimo secondo utile, però non penso ci fossero gli estremi per l'infrazione di 8 secondi. Tanto è uscito un generosissimo Nunzio Corcelli che ha commesso il proprio quinto fallo in lunetta. Il capitano di Olginate Marinò realizza il primo rimettendo 2 possessi tra le due formazioni, più 4 adesso per Olginate. Secondo tiro libero importante anche questo, fa 2 su 2, più 5 per Olginate. Time out per coach Federico Grandi, 8 secondi ancora da giocare, Ozzano deve recuperare 5 lunghezze, adesso rimetterà certamente in zona d'attacco la Cinematic che dovrà trovare un canestro rapidissimo, meglio se dalla lunga distanza, certamente Olginate cercherà di non commettere fallo, vedremo se Ozzano riuscirà a trovare un canestro veloce per poi rifare un fallo mandando in lunetta Olginate, sperando di poter riacciuffare questa partita che al momento sembra
quasi compromessa, ma 8 secondi ancora ci sono, la palla è nelle mani di Ozzano che deve provare a credere ancora in questa rimonta, altrimenti una sconfitta significherebbe per Olginate come netto la salvezza. Infatti ci sono i tifosi di Olginate già pronti a festeggiare. Per Ozzano invece significherebbe affrontare le ultime due partite, la trasferta di Cesena e poi l'ultima in casa contro San Vendemiano, con concrete, molto molto concrete possibilità di doversi giocare la roulette russa dei playout, che sicuramente non ci auguravamo a inizio stagione, non ci aspettavamo fino a qualche partita fa, ma che adesso sono molto vicini, anche se ancora una possibilità c'è in questa partita, e eventualmente anche dovesse andare male ci sono nelle prossime due partite. Gustiamoci questi ultimi 8 secondi, 5 punti a recuperare, ancora non è finita, serve un canestro subito. Rimette Matteo Folli, c'è un doppio blocco di Dordei e la ricezione da 3 punti, il tiro di Galassi, poi fuori per Ranocchi che prende il tiro da 3 e va a segno, 8 decimi. Time out, coach Meneguzzo. Se non sono poco furbi, quello che farei io, rimessa in attacco, lancio la palla in aria, che tanto ora che carico e tiro comunque vada è impossibile. Questo è quello che io farei, te cosa ne pensi? Sì, onestamente è così, perché per Ozzano adesso ci sono poche possibilità, l'unica possibilità che può avere la Sinermatica è portare un'infrazione di 5 secondi, però come dici giustamente tu, loro possono buttare la palla per aria in quel momento lì, nel momento in cui uno la riceve il tempo è scaduto, e poi ricevendo da qua ci vorrebbe davvero un miracolo che però potrebbe anche verificarsi. È successo a Lugo a spese della Sinermatic, perché non dovrebbe succedere qua, crederci è sempre lecito, però aveva palla Lugo e qui è un po' più difficile, ci vorrebbe un recupero e un tiro da ovunque tu sia e poi un canestro alla McIntyre quando giocava nell'Unicaja Malaga, e poi iniziamo a urlare io e te, dimmi che non sto sognando. Sì, veramente ci servirebbe un miracolo, forse anche di più. Vediamo cosa succede, l'arbitro dice alla panchina ozzanese di stare tutti seduti, si tratta soprattutto di Nuzio Corcelli. Fede, ti passo la parola per commentare questi ultimi 8 decimi. Bisogna stare attenti anche alla difesa aggressiva, riceve Bartoli, finisce qui. Olginate si salva, non andrà sicuramente ai playout con la vittoria per 68-70, vince una partita che sì, l'ha giocata veramente bene, ma a mio avviso comunque per quel recupero e per aver comunque tenuto testa a una squadra che sicuramente sta vivendo un momento migliore rispetto alla Sinermatic, ma la Sinermatic ha fatto vedere che ha la possibilità e che questi playout che potrebbero arrivare non se li merita assolutamente. No, infatti, perché Ozzano è stata tutta la stagione in ben altre posizioni di classifica, un girone d'andata davvero quasi di vertice, poi un girone di ritorno è andato in maniera completamente diversa, una classifica che si è compromessa quasi irrimediabilmente. Adesso il calendario prevede la trasferta di Cesena, trasferta quasi proibitiva per la Sinermatic, ci vorrebbe per Ozzano per evitare i playout una vittoria a Cesena, una vittoria poi nell'ultimo turno in casa contro San Vendemiano, e non è detto che basterebbero entrambe le vittorie, perché bisogna guardarsi le spalle da Scandiano che è a meno 2 e domani può agganciare alla differenza canestri favorevole nello scontro diretto, e poi bisognerebbe agganciare una delle squadre davanti. Olginate è scappata oggi, non la si prende più, bisognerà vedere tra Vicenza e Lecco quale delle due farà 3 passi falsi a questo punto, quindi è abbastanza complicato. I playout sono piuttosto vicini, playout che comunque danno a tutte le carte in regola comunque per giocarsi a testa alta e poter comunque portare a casa una salvezza, che sarebbe davvero grandissima cosa per aver affrontato questa stagione da neopromossa e con un budget sicuramente ridotto rispetto alle altre compagini. Grazie allora ad Alberto Cernera, un ringraziamento speciale alla regia di Remo Galliera, sempre qui presente al Palarti Grafiche Reggiani. Termina l'incontro 68 Sinermatic 70 Gordon Olginate. Da Federico Fioravanti e Alberto Cernera è veramente tutto, a tutti una più cordiale buona serata.